Salve a tutte e tutti, qui ancora una volta il vostro Santin Chan in un nuovo video. Avevo voglia di fare un video da qualche giorno, ho il tempo per fare il video, però non mi sono preparato nessun argomento, così cercherò di improvvisare. Ho ascoltato molte notizie in questi ultimi giorni. Sempre tutte uguali, tutte ripetitive, per cui cercherò di fare la sintesi degli eventi degli ultimi giorni, magari dell'ultima settimana, per commentarli a tutte e tutti voi. Quindi a frappè con il tema del giorno. Passiamo allora a commentare con ordine. Tutti gli eventi che sono successi ultimamente, magari anche da più di una settimana, da quando ha assunto Papa Bergoglio, lui vuole con molto orgoglio riformare il Vaticano, cioè riformare lo stato della Curia Pontificia. E quindi che mi sembra il Vaticano sta sul Colle Lateranense. Ma hanno voluto correggere, e perché io l'altra volta parlando del Vaticano ho confuso, ho citato molte volte Castel Gandolfo e una sola volta ho detto Castel Porziano, dove si potrebbe ritirare il Papa. Certo, ho dei dubbi che il Papa si possa ritirare nella tenuta di caccia del Presidente della Repubblica Italiana. Era un lapsus. Io nello scorso video sulla probabilità che c'è che si discute in internet che Bergoglio si ritiri, ho detto è andato Benedetto XVI direttamente a Castel Gandolfo in elicottero. Poi ho menzionato Castel Porziano, però poi ho ripreso e ho detto Castel Gandolfo. Un lapsus. Siccome ci abbiamo tanti castelli a Roma, sette, cioè sette colli. Quindi alla fine è stato un lapsus verbale. Comunque volevo dire Castel Gandolfo, perché semmai il presidente se va a rifugiarsi va alla tenuta di caccia, il presidente della Repubblica, che sempre viene menzionato come merito, si vede che tutti i presidenti della Repubblica sono emeriti. Vabbè. Ma dicevo, da quando ha assunto Bergoglio, diventando al secolo Papa Francesco, ha voluto mettere ordine nella curia romana e con il risultato che se la sta inimicando. Sono un po' accomodato. Mi devo prendere la mano a questo cellulare. Allora dicevo, si è inimicato la Curia Romana, Papa Francesco. Come se l'era inimicata anche in qualche modo Papa Benedetto XVI. Allora stanno succedendo tutte delle cose che diretta o indirettamente mi fanno ricordare eventi del passato. Per esempio le guardie svizzere che si sono suicidate, che uno ha ammazzato il superiore e sua moglie e poi si è sparato. Dicevano che era un attacco di gelosia, ma sempre dietro c'era la fuga di notizie, infiltrazioni nello Stato Pontificio. Non si sa bene di chi e per conto di chi. Poi mi viene in mente tutte le fughe di notizie, magari succedute anche prima dell'assunzione di Ratzinger. Mi sembra che anche sotto Wojtyla erano scappate delle informazioni, perché c'è sempre una lotta fra frazioni politiche in seno al Vaticano. Ma sotto Ratzinger c'è stato un caso paradigmatico di fuga di notizie da uno stato sovrano, cioè dallo stato della Curia Pontificia e dalla Città del Vaticano. E quindi si ripete tutto questo, questa operazione, questa manovra sotto Papa Francesco.
il Papa così buono, così arrendevole, che anche lui finiscono spiandolo. Io non so chi può macchinare queste attività spionistiche, però è evidente che ha buona parte della curia contro di lui, per cui si era arrivati a speculare che forse anche lui si ritirerà. Anche perché passano gli anni, si fa più vecchio, ottiene meno risultati di quelli che voleva ottenere nel rinnovamento dello Stato Pontificio, e in fondo lui è un vicario, come il vicario di Roma, come qualsiasi altro vicario si può ritirare. Quindi già non c'è il tabù che i papi si ritirano, e se lui si ritirerà seconda volta nella storia dopo Papa Benedetto XVI, già più che essere un'eccezione diventa una norma. Quindi da adesso in poi i papi che sono eletti anziani si potranno ritirare in pensione, e quindi o li eleggeranno più giovani, magari all'inizio della loro carriera cardinalizia, oppure sarà una consuetudine che dopo 3 o 4 o 5 anni vanno in pensione. D'altra parte Wojtyla fu eletto papa e canonizzato come nominato, adesso lo hanno canonizzato, nominato come Papa Paolo Giovanni II. Lo hanno eletto molto giovane come papa, è stato uno dei papi più giovani a essere eletti, almeno di epoca contemporanea. Quindi, se vogliamo che i papi durino molto come Wojtyla, dobbiamo eleggerli a 50 o 60 anni. Se invece vogliamo che durino di meno, eleggiamoli alla soglia minima, che è verso i 70. Però ripeto, questa fuga di notizie è molto curiosa. Passiamo adesso dalla Roma lateranense alla Roma capitolina, cioè dalla Roma dello Stato straniero pontificio alla Roma nostrana, con solamente muoverci di qualche decina di metri da dentro il parcheggio interno del Vaticano a fuori, o magari di muoverci di un metro o mezzo metro o anche 10 centimetri o meno dal colonnato di Piazza San Pietro, un centimetro in fuori già è stato italiano. Qui le informazioni non devono fuggire per sapere quello che succede nello Stato Pontificio, che è una monarchia che ancora funziona come nel Medioevo, assolutistica e teistica, per cui governa sovranamente come un monarca assoluto e totalitario il Papa. L'ancien régime è caduto sotto il peso della rivoluzione francese, sotto il peso della rivoluzione russa. È caduto lo zarismo, che era anche assolutistico, e sotto il peso della prima guerra mondiale sono fallite le monarchie di mezza Europa. Invece il Vaticano continua da epoca medievale a essere governato come uno stato feudale, monarchico, assolutistico, dove il re o il principe, il pontefice, governa incontrastato, secondo leggi feudatarie medievali. Passiamo adesso da questa parte di Roma, la nostra Roma, e all'Urbe, e vediamo che qua le notizie non devono scappare perché le divulgano tutti i media di diffusione massiva. Circa le fatte e le malefatte, presumibilmente le malefatte, di Ignazio Marino, che era un neurochirurgo, se non mi sbaglio, lo è ancora, forse ritornerà a fare il medico, forse con più successo di quello che ha avuto facendo il sindaco. Dicevo che tutte le cose che si sono ascoltate circa la gestione di Marino sono sorprendenti, ma è sorprendente come l'opinione pubblica si sia più indignata per le false cene, pranzi, colazioni e merende di rappresentanza, piuttosto
che per le vicende che lo involucrerebbero Ignazio Marino in Roma capitale, cioè Roma capitale, perdono, in mafia capitale. Roma è sempre stata e rimane capitale, no, ma per le vicende di mafia capitale. Quindi, come dire, ci si meraviglia di qualche scontrino che ha magnato di più, ma nulla di incredibile. Come mai i media non parlano invece di tutti i contatti che ha avuto Marino con la gente involucrata in mafia capitale? Perché alla fine è quello più tremendo. Vabbè, ha dichiarato delle spese di rappresentanza, ma magari l'ambasciatore del Congo o il primo ministro francese hanno dovuto saltare l'appuntamento per un impegno maggiore. Poi non si capisce come in un'erosticceria del centro di Roma si potesse fare una cena o un pranzo di rappresentanza con un funzionario diplomatico straniero, quando magari poi non sono andati da nessun'altra parte. Dove andavano dopo? A casa di Marino? E quindi, ecco, la cosa è molto sospetta, no? Magari durante il giorno non si è incontrato con nessuno, ma vanno a mangiare con lui in rosticceria alle 10 di sera, per discutere di questioni di Stato o questioni inerenti la capitale romana, le relazioni magari di gemellaggio con città straniere. È un po' sospetto. E vabbè, comunque facciamo che gli hanno fatto buca. Facciamo che gli passiamo che possa essere stato vero. Però voglio dire, è più inquietante le relazioni che può avere, anche se lievi, con personaggi coinvolti nella malavita, nei malaffari di mafia capitale. Quello è molto più grave. È come dire che Andreotti anche dichiarava delle false cene e pranzi di rappresentanza e la gente si fosse scandalizzata per quello quando andava a Napoli, non per il bacio che gli ha potuto dare a Totò Riina. Ecco, per quello non ci si scandalizza, anche se può rappresentare il sodalizio mafioso di Andreotti. Invece, perché ha dichiarato qualche babà di più e qualche cappuccino e brioche di più di rappresentanza, si scandalizzerebbe tutto il mondo. Non c'è, diciamo, dimensione nello scandalo in questo senso. Per me preoccuperebbe di più, la relazione che ha avuto Andreotti con Totò Riina, piuttosto che i pranzi o le cene di rappresentanza, bugiardi che avrà potuto dichiarare anche lui. Però in Italia è così. La gente non pretende vere investigazioni sui possibili crimini dei politici italiani. Invece pretendiamo che dichiarino la verità su come spendono i soldi dei pranzi e delle cene e se nello scontrino fiscale c'è di sbaffo 50 euro in più, li facciamo dimettere i politici. Ma non guardiamo se magari invece di aver mangiato col console della Romania hanno mangiato con qualcuno di qualche mafia italiana, che non faccio i nomi perché naturalmente ecco, dovrei avere le prove. Però ci sono delle famiglie che fanno funerali oppure delle famiglie partenopee che sono molto conosciute, sono di casa nei media. Quindi è inutile che ve ne parli. Però quello, lo scandalo degli italiani, per qualche scontrino di qualche centinaio di euro ti fanno dimettere Marino. Ma non lo si indagherà magari per mafia capitale, che è un qualche cosa più grave, e se lui è innocente dovrebbe discolparsi. Cioè dovrebbe essere discolpato. Se invece è colpevole, dovrebbe dare delle spiegazioni. Cioè, sei veramente innocente, che dica tutto quello che sa. E se no, vuol dire che è colpevole. Continuo a vedere come gli argomenti gravi di cui trattare non manchino purtroppo. L'ISIS, il terrorismo mondiale, chi finanzia l'ISIS. Perché nella RAI
soltanto enunciano fatti gravi, ma non cercano di indagare il fenomeno dell'ISIS. Chi ci sta dietro? Perché non parlano di tutti i successi militari che ha Putin in Siria, ammazzando guerrieri dell'ISIS e distruggendo le loro roccaforti, le loro basi, i loro campi di addestramento, le loro Santa Barbare? Perché? Beh, evidentemente sono notizie che non convengono divulgare. Perché noi si sta contro Bashar al-Assad, che era un dittatore cattivo e che magari ammazzava 1.000 siriani all'anno. Adesso, da quando c'è l'opposizione in Siria, i ribelli, e da quando c'è l'ISIS, di siriani ne muoiono 1.000 al giorno. E infatti adesso ci dobbiamo accollare tutto il flusso migratorio di milioni di siriani che già da anni stanno vivendo in Turchia e nelle zone limitrofe come Libano. E non ce la fanno più a vivere come rifugiati, sapendo che non potranno mai più tornare in Siria perché gliela stanno distruggendo fra i ribelli, gli insorti e i terroristi dell'ISIS. Chiaro, il papocchio l'abbiamo fatto noi occidentali, soprattutto gli Stati Uniti, volendo fare questa guerra al terrorismo da più di 10 anni, che invece di distruggere il terrorismo fomenta da più di 10 anni il terrorismo. Prima dell'11 settembre Bush, George Walker Bush Jr., appena eletto, ha detto: gli Stati Uniti faranno una guerra al terrore e gli stati canaglia saranno Cina, Corea del Nord, Siria, Iran, Iraq, eccetera. E durerà più di 20 anni. Nessuno gli ha creduto. Poi è arrivato, caso strano, l'11 settembre e da quel momento si sono messi a bombardare. Cazzo, intanto hanno dichiarato anche fra gli stati canaglia, non so se l'ho enumerato prima, a Cina, Russia, e quindi sono due colossi militari. E poi guardate bene che dal 2001 al 2015 sono già passati 14 anni, grosso modo. Siamo a novembre, settembre 2000, 11 settembre 2001, quindi sono passati 14 anni. E 3 mesi più o meno. Quindi significa che avevano preventivato che ci mancano ancora 5 anni di guerra o 6, ma magari durerà di più. Pensa alla volta che attaccano la Cina, come si prolungherà la guerra perché interviene Corea del Nord con i missili che hanno. Pensa se attaccano Russia, che ci hanno tentato attraverso la Ucraina, che possono attaccare la Bielorussia e la Russia, fare scacco in questo modo a Putin. E quindi, come dire, i media non riproducono tutti gli esiti di Putin contro lo Stato islamico, perché lo Stato islamico, signore e signori, è stato creato per distruggere lo Stato siriano e per avanzare verso Mosca attraverso la Bielorussia. Certo, poi ci sono i diritti umani di mezzo. Fino a ieri sono stati soci dei politici bielorussi, però domani diranno che è uno stato dittatoriale, che Chernominko, se non mi sbaglio, sta governando da più di 30 anni senza libere elezioni, e quindi fino a ieri lo hanno appoggiato come hanno appoggiato Mubarak, poi per le ragioni stesse che lo hanno appoggiato lo fanno cadere. Mubarak era uno degli alleati più fedeli degli Stati Uniti, anche perché riceveva sussidi dagli Stati Uniti come li riceve Israele, e perché aiutava a contenere i palestinesi, aiutava Israele a contenere i palestinesi che non gli scappassero, però l'hanno fatto cadere lo stesso fra Israele e Stati Uniti e Europa, che non l'hanno appoggiato, non l'hanno aiutato quando c'è stato un sollevamento interno di questa primavera araba, che più che altro dovrebbe essere primavera a stelle strisce. Quindi mi meraviglia come la gente non pretende che i media italiani, soprattutto la RAI, parlino dei successi di Putin, ma questo è dovuto al fatto che lui va contro gli interessi geopolitici di Europa e Stati Uniti, distruggendo, smantellando le strutture operazionali e le infrastrutture dell'ISIS, che a volte non attaccano gli insorgenti siriani. Quindi questo è stato un altro tema del giorno che ho voluto parlare.
Perché anzi se ne parla poco nei media, o non se ne parla per nulla nei media italiani, ma si trova in internet e in altre televisioni, soprattutto ispanoamericane. Bene, adesso cercherò di fare mente locale con qualche altro tema in più. Non so a voi, ma a me a volte la Rai rompe i coglioni perché sta mattina, pomeriggio, sera trasmettendo la giostra dei gol, dirette di calcio, interrompono programmi, telegiornali, quando arrivavano a commentare le notizie dall'estero in modo molto scarno e di parte, tran, t'arriva la sigla e c'è l'Eurovisione del calcio. Una volta l'oppio dei popoli erano le religioni, forse lo sono rimasti, in scala diversa. Guarda tutta la gente che va nel Vaticano e che crede nei miracoli. E a questo punto basta ricordare lo scandalo sulle tangenti e le mazzette per la santificazione dei beati e dei santi in tutto il mondo. Quindi dobbiamo credere che sono stati realmente santi perché hanno pagato del denaro per santificarli? Magari sì, sempre che qualcuno mi spieghi che cos'è la santificazione di una persona, io sono ateo. E quindi non credo che esista nulla di trascendente. Che la religione sia anche arte, aspettativa culturale, sensibilità umana alle questioni del mondo, alle vicissitudini del mondo, va bene, io accetto la religione, non sono contro le religioni, come un fenomeno culturale. Ma dire che uno può essere santificato perché fa dei miracoli, ecco, mi sembra una baggianata. Poi si sa che hanno pagato per riconoscere questi miracoli, e allora mi chiedo a che cazzo serve la santificazione. Probabilmente se io pagassi sufficiente denaro, il Vaticano mi riconoscerebbe santo già e subito in vita. Cammino nell'acqua, no, volo, no, sano malati, no, però con 100 miliardi di euro probabilmente saresti santo subito. Allora dicevo, il calcio e lo sport in generale, lì dove attecchiscono altre attività, altre discipline, per esempio le Olimpiadi di atletismo, i campionati di calcio mondiali, hanno sostituito le religioni come oppio del popolo. Tu vedi che i tifosi di calcio evadono dalla realtà, rincretinendosi. E quindi che ci trattino come coglioni, forse in parte ce lo meritiamo, tormentandoci con questo calcio, mattina, pomeriggio, sera, e le persone che guardano le partite di calcio si rintronano tutto il giorno a gridare gol! E vai! Ma che cazzo stai a fare? Ma non ti vedi? Mettiti davanti uno specchio. Filmati deficiente, ma che vuoi rappresentare con questi sfoghi emozionali? La tua vita ti fa schifo, il tuo lavoro è una merda, forse la tua famiglia non ti piace, non ti piace nella merda di appartamento popolare nella quale ti hanno confinato a vivere, pagando pure un mutuo alto, non ti piace la macchina utilitaria tipo la Panda o la Punto che la Fiat ti rifila mentre chiude succursali e sedi in Italia per andare a fondersi con la Chrysler e licenziare persone che per disoccupate riescono appena a comprarsi una Panda usata. Non ti piace la società, non ti piace l'insicurezza, la criminalità, lo spaccio di droga sotto casa, non ti piace nulla e ti rifugi, nello stadio, nel calcio. Sei arrivato all'ultimo stadio, ma non c'è una certa, necessità di ribellarsi civicamente e forse anche cinicamente a questi divertimenti artificiali imposti che sono come l'eroina degli anni 70, la religiosa fede bigotta del passato per accondizionare le masse. Quindi a me il calcio mi fa schifo, non lo seguo. Non credo che per amare la propria città bisogna seguire la propria squadra. E non credo che sia intelligente seguire il calcio.
crea un senso di appartenenza artificiale alla società, conflittuale, e poi non si risolve nulla, anzi la gente che va a fare il tifo per sostenere la propria squadra è come il religioso che fissa l'icona e prega per avere un intercambio di energie. Invece io sono convinto che per quanto tu possa assistere nello stadio a una partita di calcio, fa lo stesso che ci vadano, come devono giocare giocano e se devono perdere perdono. Tu puoi assistere a uno spettacolo, ma tifare per una squadra con intensità non aiuta la squadra a vincere, perché si cadrebbe nella superstizione, nel mentalismo, nel credere che ci sono energie mentali, che attraverso l'azione, la parola e il pensiero si possa alterare il risultato di una partita. E invece così non è. Stai in pace, stai tranquillo, non ti agitare inutilmente, perché i giocatori giocano nel campo. E tu puoi tifare dagli spalti, dalle tribune o da casa, che non cambierà il risultato. Quindi l'oppio del calcio è una piaga che veramente rovina il cervello di molte persone. Dovremmo dedicarci a risolvere con maggiore intensità di quella che mettiamo nel seguire le squadre di calcio, che poi le selezioni nazionali sono così private come i club di calcio di ogni città italiana, a risolvere i problemi più gravi. Il calcio è solamente una distrazione, un divertimento, soprattutto se non lo pratichi come sport. Quindi con questa va un'altra riflessione. Poi un'altra cosa che non ne vedo molto l'utilità, però che da decenni fa impazzire gli italiani, sono i giochi a premio. Giochi a premio che si fanno dal dopoguerra, che fanno vedere come i più fortunati possono ricevere l'elemosina da parte della televisione di Stato, che per me ruba soldi col canone. Perché se tu la vuoi vedere, la tele è giusto che la paghi, se vogliono guadagnare anche dal canone, come la televisione privata in molte parti del mondo si paga, perché adesso con il servizio di visione col digitale terrestre della tele, dei canali, oppure con la parabolica, a certi canali ci puoi accedere al loro contenuto soltanto se paghi in forma legale, no? Quindi mi sta bene che chi vuole vedere qualcosa che è a pagamento paghi e chi non vuole vedere non paghi. E se tu vuoi vedere servizi di televisione che sono a pagamento, caccia fuori il denaro. Altrimenti nessuno ti può obbligare a pagare anche se non guardi. In Italia fino adesso era l'imbroglio che chi aveva il televisore poteva guardare la Rai. Vabbè che fino a un certo punto avevano anche ragione perché in Italia non c'era altra televisione all'infuori del Rai 1 e poi Rai 2 per molto tempo. Quindi dal dopoguerra in poi non c'era altro modo di vedere la tele se non vedendo la Rai. Quindi c'avevi la tele, pagavi il canone per la Rai perché non c'era altra tele ed era obbligatorio per guardarla pagare il canone. Quindi magari all'inizio non era tanto una cosa in odor di truffa, era così, c'era solo la Rai, tu c'avevi il televisore, come dire la filodiffusione, c'avevi la filodiffusione in casa, pagavi. C'avevi la radio, pagavi anche il canone della radio Rai. Vabbè che è tutto in un pacchetto. Invece, adesso no. Meno male che non hanno fatto rientrare i monitor dei computer nel canone della Rai, perché comunque oggi che ci sono tanti emissori privati gratis in Italia e che puoi vedere anche la tele attraverso il satellitare e la parabolica, hanno continuato a farti pagare il canone Rai perché dicevano tu hai la tele, la puoi guardare. E se non avevi la tele, caso strano perché di solito te la facevano comunque pagare lo stesso, se hai comprato una volta nella tua vita un televisore, ti facevano pagare il canone a vita. Invece c'era qualcuno fortunato che diceva: io non ho mai comprato un televisore in vita mia, e gli mandavano l'ispettore in casa per vedere se lo nascondeva il televisore.
Beh, continueremo in un altro momento, adesso vado a pranzare. Dicevo, se il rincoglionimento della gente guardando il calcio è spettacolare, guardando gli spettacoli, i giochi a premio, il rincoglionimento è proverbiale, maggiore. Che ci guadagna la gente a vedere un individuo premiato dalla fortuna e da Mamma Rai guadagnare i milioni e rimanere a casa, grattandosi, guardando questo spettacolo di beneficenza? La gente così, guarda dei giochi a premio che durano anni, come quelli proverbiali di Mike Bongiorno, dove si presenta la cultura come un qualche cosa che si può prostituire in cambio di un premio, e la gente non è che impara le cose perché se ne gratifica, ma perché gli possono dare dei soldi per rispondere bene alle domande, come i primi della scuola che i padri gli danno la paghetta se hanno tutti 10, no? E poi la gente adesso partecipa a dei giochi che neanche deve cor rispondere correttamente alle domande storiche, geografiche, né niente. Basta aprire dei pacchi e scegliere dei numeri. Quindi è calato anche il tenore intellettuale dei giochi a premio. Ma io dico che ci guadagnano? Perché l'oppio del popolo deve anche essere il giochino televisivo? Perché uno guarda degli episodi e sono interessanti, ma ogni giorno ti rifilano gli stessi giochi a premio. Ogni giorno aprire gli stessi pacchi, rispondere alle stesse domande e fare lo stesso tram tram, lo stesso trambusto, la scossa e tutto. E poi il rincretimento generale della gente, che magari sa rispondere alle domande difficili che gli fanno, ma non si sa se capiscono quello che loro stessi dicono. Quando magari non è che vince il meno peggio, il meno ignorantello dei partecipanti che neanche sanno rispondere bene, però ha risposto un numero di volte sufficienti come per vincere. Quindi, questi giochi a premio dove si risponde semplicemente per guadagnare denaro e le domande di cultura sono sempre più di cultura generale perché la gente legge sempre di meno e studia sempre di meno, sono sempre più asini, vanno a dire che rispondono di storia solamente per vincere del denaro, che è sempre meno denaro quello che ti pagano, è avvilente, perché quella è la prospettiva che la televisione, i mass media vogliono della cultura. Un qualche cosa di puramente funzionale, mi hanno citofonato. Allora dicevo, qualche cosa di sempre più funzionale, strumentale alle esigenze televisive del pubblico e degli sponsor, per cui fai bella figura se dici una cazzata vendetta. E invece la cultura è altro da quello che si trova nei giochi televisivi. Ma perché la gente non si legge più libri e vede meno cazzate di giochi televisivi e di calcio? Perché bisogna praticare ginnastica, leggere di più, invece di guardare il calcio nella tele, che compie funzioni di mercato, e guardare giochi televisivi a premio, che sempre serve per fare il merchandising in TV, aumentare lo sharing e rifilarti pubblicità fra un programma e un altro. Devi praticare lo sport, qualunque esso sia, anche il calcio, e devi leggere per acculturizzarti, per la tua salute mentale e cerebrale, e per avere del valore come individuo, non per rispondere a questi giochetti del cazzo che ti danno qualche euro. Beh, allora questi sono i temi del giorno che in qualsiasi altro video amplierò. Vi ringrazio di seguirmi qua, il vostro Sant'Enchan. Non lasciate di guardare i miei programmi. A frappè, ciao. Dalla mia biblioteca come potete osservare, di libri ne leggo abbastanza. Perché la cultura è molto importante. Magari il denaro no, però uno arriva a comprarsi un buon cellulare. Però la cultura è molto importante. Quando vorreste che io vi parli di un qualche libro qua, ditemi quali sono i vostri libri preferiti. Magari io mi documento in internet e ne parlo. Però io avrei tanti libri dei quali parlarvi. Però non so cosa vi faccia piacere ascoltare. Quindi proponetemi dei temi e io vi parlerò dei libri che voi volete ascoltare. Perché di storia, di filosofia, di numismatica, che ne so, ne ho letto molto Pirandello. Quindi mi raccomando. Parlatemi dei vostri interessi letterari e io vi risponderò. Ciao!